Buongiorno. Apriamo una parentesi importante per chi sta affrontando una diagnosi di malattia oncologica e ci dedichiamo a ciò che comunemente vengono definiti come diritti del malato dal punto di vista delle prestazioni assistenziali e previdenziali e dal punto di vista del lavoro. Di seguito parleremo delle prestazioni assistenziali che lo Stato riconosce ai malati che non lavorano o che, pur lavorando, hanno un reddito basso. Quando si parla di prestazioni assistenziali, si intendono provvidenze sociali o economiche che lo Stato riconosce a tutti i malati, ossia ai cittadini italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, cittadini extracomunitari o apolidi in possesso della carta di soggiorno o con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e che si trovano in condizione di disagio economico e o sociale. Le prestazioni economiche di natura assistenziale che lo Stato riconosce a tutti i malati sono assegno di invalidità civile per chi è in età lavorativa tra i 18 e i 65 anni, pensione di inabilità civile per chi è in età lavorativa tra i 18 e i 65 anni, indennità di accompagnamento senza limite di età, indennità di frequenza per chi ha un'età inferiore ai 18 anni. La differenza tra queste indennità è data dalla gravità dello stato invalidante causato dalla malattia e dall'età del beneficiario. Grazie a tutti, a presto.